Bentrovati alla nuova puntata delle Fritte dopo una settimanella di sospensione causa problemi organizzativi. E ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. La puntata di questa settimana l'abbiamo chiamata Vacciniamo tutto il mondo, perché io e il caro Grispigni vogliamo tornare a parlare di vaccini Green Pass, perché insomma Marco, siamo un attimo un po' stufi di tutta questa storia del Green Pass, insomma, no? Però prima non possiamo, stiamo registrando questa trasmissione il giorno dopo la vergognosa sentenza che ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni, addirittura quasi il doppio di quello che aveva già incredibilmente richiesto al pubblico ministero. Nel nostro piccolo, come Fritte, come comunità di italiani al Belgio, non possiamo che esprimere la massima solidarietà a Mimmo Lucano ed essere veramente disgustati da questa sentenza, da questo tipo di magistratura che condanna ad un numero spropositato di anni una persona per la quale non c'è nessuna accusa di essersi intascato denaro, ma di aver favorito l'immigrazione. E Un facciamo notare nemico anche una dell'umanità. cosa, Marco, che questi 13 anni non sono stati dati neanche a quel personaggio che gli immigrati li aveva ammazzati sul serio, a Macerata qualche anno fa. Quindi questo fa stridere ancora di più questa sentenza assolutamente vergognosa nei confronti di Mimmo Lucano. E, detto questo, torniamo alla Torniamo al nostra tema della puntata. della puntata. Come diceva Pietro, appunto, siamo stanchi di questo stupido e sterile dibattito sul Green Pass, la dittatura sanitaria. Fra l'altro, se ci sono delle torsioni nello Stato di diritto, ci sembra che appaiano in ben altre situazioni che sulla questione del Green Pass. Tra l'altro, leggevamo anche delle statistiche di alcune ricerche universitarie del Lussemburgo che riprendono dati simili, erano usciti fuori in ricerche della Università Cattolica di Milano, la quantificazione in vari paesi dei Novax, dei veri Novax, quelli che non si vaccinano per convinzione, è poco superiore al 10%, al 12%, quindi insomma ci sembra di attardarci su delle questioni noiose, mentre Sì, il nodo è è un altro. come fermare definitivamente la pandemia. Sì. E Marco, fammi dire che in questo senso i media, come al solito, danno gran prova di sé, come diciamo, sempre perché lo spazio che è stato dato, diciamo, alla galassia Novax è comunque eccessivo e ne dà una rappresentazione molto più vasta di quella che è realmente, dando proprio una distorsione, della situazione reale, insomma. Però detto questo, il problema reale per noi rimane un altro. Che rimane, insomma, quello di vaccinare, come è il titolo della trasmissione, veramente vaccinare tutto il mondo. Esatto, e da questo punto di vista, appunto, sempre parlando male dei media, che ci piace perché loro non fanno niente per evitarlo, la grande attenzione a tutta la questione del Green Pass e il Novax, però se ti vai a cercare, per esempio, nel Corriere della Sera, bisogna andare piano piano, spilluzzicarsi e lì si trovano delle informazioni fondamentali, per esempio l'informazione che su oltre 5 miliardi di dosi già di vaccino già distribuite e utilizzate nel mondo, i 4 quinti sono andati ai 10 paesi più ricchi. In Africa, siamo in questo momento intorno al 2% della popolazione vaccinata, mentre da noi si parla, siamo all'80, quasi l'80, non basta, bisogna andare oltre. E il tutto, appunto, rischia, fra l'altro, sembra c'è un rischio reale, no? Che si crea una sorta di loop nel quale le grandi industrie farmaceutiche producono il vaccino che è molto caro, soprattutto questi i più moderni, quelli di Moderna e Pfizer. Pfizer, sono cari, 20, parliamo di 25 o 20 i dollari a dose su un vaccino che costa intorno a un dollaro.
li vendono ai paesi ricchi, non arriva niente ai paesi poveri, il virus quindi continua a circolare e muta, quindi avremo bisogno della quarta, della quinta, della sesta dose nei paesi ricchi e continuiamo a non vaccinare gli altri paesi. Sì, ricordiamo che poi questi prezzi molto alti all'inizio sono stati giustificati in maniera un po' subdola come il reinvestimento, eccetera, però ricordiamo sempre che buona parte dei soldi per la ricerca e lo sviluppo del vaccino sono state messe comunque dagli stati, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, quindi non c'è neanche, come dire, una parvenza di giustificazione per prezzi così alti che sono poi assolutamente impossibili da gestire per un paese non ricco, non occidentale, quindi insomma la vaccinazione stenta nonostante il numero di vaccini che sono stati donati dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, comunque è un numero alto, però sono gocce nel mare rispetto, esatto, a quello che è stato fatto in Occidente. Però Marco, lì la questione rimane quella del brevetto alla fine, sì, della fiera. Esatto, secondo noi la battaglia decisiva è quella della sospensione dei brevetti per permettere la produzione dei vaccini in altri paesi e la distribuzione nei paesi più poveri. Ed è una battaglia che va, cioè che duplice, da un lato è la produzione dei vaccini, dall'altro invece gli aiuti dovrebbero essere nella infrastruttura che permettono di avere questi vaccini, soprattutto per quelli che hanno bisogno di una catena del freddo assolutamente ingestibile nei paesi più poveri. Catena del freddo sulla quale fra l'altro bisognerebbe, in un momento, forse quando saremo fuori da tutto questo, qualche ragionamento anche sull'impatto ambientale di un vaccino estremamente efficiente, sembrerebbe, come quello di Pfizer, che però richiede un consumo di energia per la gestione della catena del freddo, o rispetto a un vaccino che sembrerebbe ugualmente con ottimi risultati, anche se tante polemiche ci sono state dietro, come quello di AstraZeneca, che è meno impattante da un punto di vista energetico. Quindi qualche discorso bisognerebbe poi affrontarlo anche da questo punto di vista, perché cioè non solo alcune ritrovati innovazioni da un punto di vista scientifico sono fruibili solamente dai ricchi, ma sono fruibili dai ricchi che possono continuare a consumare ancora più energia di quello, esatto, che dovrebbero fare. Esatto. E su questo, Marco, ricordiamo e sottolineiamo la questione dell'infrastruttura di gestione dei vaccini e anche della distribuzione dei vaccini, perché da qualche mese esiste anche delle alternative, per esempio il vaccino cubano, eccetera, che però se i paesi riceventi non hanno l'infrastruttura per produrselo è un problema, oppure anche se non hanno una struttura medica che consente di distribuire il vaccino anche nelle zone più periferiche, pensiamo all'Africa subsahariana o alcune zone dell'Asia, lo sforzo produttivo rimane comunque assolutamente inutile. E sottolineiamo un'altra cosa importante, che questo fatto che l'Occidente sia, come dire, onnivoro di vaccini e stia pensando alla terza dose addirittura per quelli nuovi, eccetera, ci sono oggi tra le 200 milioni e i 300 milioni di dosi chiusi nei magazzini e qualcuno sta cominciando a dire: attenzione ragazzi, che rischiamo che questi scadano senza che vengano utilizzati. Quindi proprio siamo al paradosso dell'opulenza, dove addirittura non solo ce l'hai, lo fai scadere e non lo distribuisci a nessuno perché tanto non ha importanza. Esatto. Noi da questo punto di vista siamo, tanto è triste la situazione nel mondo, che il nostro faro è diventato Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti. Come siamo ridotti. Dobbiamo riprendere una sua frase, una delle sue ultime frasi, quando lui dice: il problema e la cosa fondamentale è vaccinare il mondo, migliorando l'accesso equo ai vaccini e facendo in modo che i vaccini arrivino alle braccia. Cioè, se adesso siamo in una situazione nella quale Joe Biden diventa il nostro faro del progressismo, perché ricordiamolo che Biden si era espressa a favore della sospensione dei brevetti, e l'Europa è uno dei nodi della resistenza a questa decisione. Quindi
Questa volta diciamo che gli Stati Uniti sorpassano a sinistra l'Unione Europea, possiamo Non ci assolutamente, vuole assolutamente. moltissimo, Non ci però. vuole moltissimo, però insomma, però questa è un po' la triste realtà e situazione. Marco. Un'ultima annotazione, sempre a proposito dei dati, questo discorso che abbiamo fatto rispetto ai vaccini che vanno ai ricchi, che sono cari, sempre fra le righe, se uno cerca un po' là, trova le stime fatte da Pfizer e da Moderna sugli utili previsti nel 22, cioè il prossimo anno, e sono sciocchezzuole, nel senso che Pfizer prevede più o meno 86 miliardi di dollari di profitti, mentre Moderna, un po' poveracci, solo 47 miliardi di dollari. Due spicci, insomma. Però non possiamo coprire, sospendere i brevetti per coprire il resto del mondo. Sì, questa è una vergogna, anche perché lo ricordiamo, lo abbiamo detto in un altro video, al di là della sospensione vera e propria, esistono all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità degli strumenti per, diciamo, per fare in modo che i paesi in via di sviluppo si producano in proprio i vaccini, col divieto di esportarlo nei paesi ricchi. Diciamo, questa è l'unica clausola che salvaguardia, insomma, le aziende molto grandi come Pfizer e Moderna e AstraZeneca, però anche questo pare che non vada assolutamente bene, perché insomma pare che no, questa cosa, il profitto valga più delle vite umane, diciamola proprio come chiara chiara come Diciamo la che su pensiamo. questo l'altro nostro faro di riferimento è il Papa, purtroppo questa è la situazione. È l'unico che tuona ogni tanto contro questa logica del profitto esasperata e in un altro stato, In un quello altro stato. pontificio. Esatto. E allora Marco, chiudiamo questa puntata dove abbiamo sottolineato un po' di cose importanti per chiamare le persone ad attivarsi sui temi più importanti, non su un pezzo di carta, insomma su queste cose qua, insomma su attivarsi sul problema vero che riguarda la pandemia di Covid-19. E come la chiudiamo questa puntata, Marco? La chiudiamo con di nuovo la solidarietà totale a Mimmo Lucano. Sì, Facciamo il salto, facciamo il global, esatto. globale e locale insieme. La questione della pandemia è il globale e la questione di Mimmo Lucano è il locale, ma secondo noi veramente importante, è una cartina tornasole dello stato della democrazia in Italia. Con queste parole, noi vi salutiamo e vi ringraziamo di aver visto questo video. Vi chiediamo di condividerlo, soprattutto con i vostri amici Novax, se ne conoscete qualcuno un pochino più belligerante, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A presto! Ciao ciao!